Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di pensione di invalidità con la domanda di ricostituzione. Vediamo insieme di cosa si tratta. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. L'aumento della pensione di invalidità per molti è stato automatico, ma non per tutti. Vediamo dunque come funziona e che cos'è la domanda di ricostituzione. Partiamo dicendo che l'aumento della pensione di invalidità è toccato a molti invalidi civili al 100% dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale che è stata poi convertita in legge, però c'è chi purtroppo è rimasto a bocca asciutta, non ricevendo né gli aumenti né gli arretrati. Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, successivo decreto del governo Conte bis, è scattato l'aumento al milione per molti titolari della pensione di invalidità con disabilità al 100%. Infatti da tempo si chiedeva che per questi pensionati scattasse la maggiorazione dell'importo dell'assegno fino a quota 652 euro circa nel 2021, proprio un milione delle vecchie lire. Ora la battaglia delle associazioni che difendono i diritti della categoria si sta concentrando su un nuovo obiettivo, ovvero l'aumento di chi ha una disabilità riconosciuta tra il 74 e il 99%, ovvero i cosiddetti invalidi civili parziali, che al momento purtroppo possono contare solo su un assegno di 287 euro circa per quest'anno. Ma torniamo ora alla cosiddetta domanda di ricostituzione. Come abbiamo detto, la maggior parte dei titolari di pensione di invalidità con disabilità al 100% ha visto aumentare il proprio importo in automatico. Per molti invece è stato necessario presentare la domanda di ricostituzione reddituale, in quanto potrebbe essere capitato che durante l'anno 2020 vi sia stata una variazione dei redditi. Ecco allora che attraverso la procedura di ricostituzione, che è da svolgere attraverso il sito dell'INPS, bisogna dichiarare questa eventuale variazione. Tale procedura può essere svolta anche mediante l'aiuto di un CAF. In ogni caso, questa domanda di ricostituzione reddituale serve per comunicare all'ente tutti i dati necessari per poter ricalcolare l'importo del proprio assegno pensionistico. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.